oggi prepariamo dei cereali croccanti, tipo granola. È un po' anche uno svuota dispensa. Partiamo dalla ricetta dei gran cereali di Michela, che ormai conoscete bene. Ci serviranno 180 g di farina 00, 1, 2, quella che preferite, 100 g di farina di segale, 100 g di zucchero di canna, 100 g di olio vegetale, quello che volete, 125 g di fiocchi d'avena. Io ho utilizzato solo nocciole, 140 grammi, perché erano quelle che ne tenevo di più, che dovevo togliere. 40 grammi di semi ho fatto lino, zucca e papavero. Un uovo e un albume, 70 grammi di uvetta, 5 grammi di lievito per dolci, 2 grammi di bicarbonato, 5 grammi di sale. E pare che abbiamo finito. Non vi scoraggiate che sono tanti ingredienti, perché si butta tutto insieme e va in forno. Tra l'altro, i fiocchi di avena sono sostituibili con qualunque fiocco volete, anche con il riso soffiato, quinoa soffiato, insomma è una ricetta che si presta a molte variazioni. Le nocciole possono essere sostituite o integrate con le arachidi, con le mandorle, i semi anche, insomma è un po' libera questa ricetta. Prima gli ingredienti secchi, quindi farina di segale, lievito, pizzico di bicarbonato, sale, zucchero. Occhi. Mischiamo insieme l'olio e l'uovo con l'albume. Aggiungiamo passiamo alle mani. Aggiungiamo frutta secca e semi. Ho tritato grossolanamente la frutta secca. E l'uvetta è appena messa a bagno, poco, 5 minuti. Eccolo qui. Bello, eh? Mi ispiro. Versiamo sulla teglia, così com'è. Inforniamo a 170 gradi, possibilmente ventilato, ma va bene anche statico, per un quarto d'ora, 20 minuti. Dopodiché scuotiamo un poco il foglio. Un quarto d'ora. Scuotiamo un poco questa granola. Rimettiamo in forno per un'altra decina di minuti, la dobbiamo far asciugare. Ha assunto un bel colore, la facciamo raffreddare un poco e controlliamo che sia bella asciutta. A me complessivamente, anche abbassando un poco la temperatura a 150, ha impiegato 45 minuti. Non fa niente che ore pranzo, mo mi preparo una bella colazione. Guardate che meraviglia, sto troppo contenta. Conservatela in un barattolo di vetro, bello chiuso ermeticamente. È stupenda, grazie Michi.
pure dopo cena, dopo che colazione qua, una vecchietta, una tentazione continua.